Lei, lo dicevo prima, ha assolto ruoli importanti a livello istituzionale, addirittura lo shorty shipping lo conosce perfettamente, il traffico RoRo lo ha seguito da studioso e da rappresentante delle istituzioni. Alla luce di quello che ha ascoltato finora, secondo lei quanto è importante per il nostro paese non soltanto lo sviluppo del traffico RoRo, ma quanto è importante che lo Stato assista gli armatori e i porti di conseguenza, perché se gli armatori e le imprese di trasporto giustamente implementano i loro traffici, il beneficio è per tutta la collettività in particolare, ma l'economia reale. Quanto è importante che lo Stato stia vicino a questo particolare cluster supportandolo con misure incentivanti? Io penso al mare bonus, al ferro bonus. No, ma è evidente che, come dire, noi ci riempiamo spesso la bocca di questa parola sostenibilità, è scritta lì, dappertutto. Però questa sostenibilità poi va misurata. Secondo me dobbiamo uscire dalla fase del quale e andare nella fase del quanto. E nel quanto la sostenibilità va misurata in termini di riduzione dei gas a effetto serra, di CO2, riduzione dei gas di inquinamento locale, e vanno viste molto serenamente, molto realisticamente quali sono i migliori investimenti delle poche risorse pubbliche disponibili. Quindi un euro dato in mare bonus o un euro dato in ferro bonus, quanta CO2 in meno produce? Va fatto sto conto, no? E va fatto anche in relazione alla resilienza del sistema paese. Un paese come l'Italia, questo l'ho sempre detto e continuo a ripeterlo, è un paese che ha una forte dipendenza dalla gomma, l'avrà per sempre, perché la sua struttura e la rete delle autostrade che ha creato lo scheletro intorno al quale si è costruito l'Italia del dopoguerra. Vi do solo un dato. Il 60% delle imprese italiane è a 10 minuti da un casello autostradale. Punto. Quindi quello non lo togli. Puoi ridurre il lungo, puoi ridurre il lungo verso l'Europa e ti servono i valichi alpini, per questo è importante la ferrovia sui valichi alpini, perché la Certo. capacità lì stradale è finita. Chiaro. Quindi, se vogliamo continuare a crescere nei rapporti con l'Europa, e continueremo a crescere perché il mercato avrà un nearshoring e quindi un'intensificazione degli scambi intrablocco e una riduzione degli scambi extrablocco. Quindi noi con l'Europa dobbiamo parlare e possiamo parlare solo con la ferrovia, l'Europa terrestre, Certo. continentale, Germania, Molto chiaro. eccetera, chiaro. Sul resto noi abbiamo Mediterraneo. Non c'è alternativa alle autostrade del mare, quindi sempre per l'estero. Le autostrade del mare sul nord-sud, dove non c'è alternativa alle autostrade del mare, e poi ci sono le autostrade terrestri che servono per tutto il resto. Mi faccio dire solo una cosa. Tutto questo funziona sicuramente con gli incentivi. Devono essere più smart, cioè dobbiamo fare un passo di intelligenza in più. Io non Chiaro. devo fare la concorrenza gomma mare sulla stessa relazione dando il doppio incentivo. Dove mi conviene incentivare di più e perché? E perché? Ma la seconda riflessione è che per essere smart bisogna essere tecnologicamente avanzati e noi su questo siamo indietro. Chiudo solo con una domanda rivolta al mio amico Pino Musolino e al presidente di Assoport. Quanti porti italiani hanno veramente un PCS? Una Port Community System Questa è una nel bella domanda. 2022. Finito.